Buongiorno, oggi siamo a Caporetto, ci facciamo una passeggiatina, un piccolo anello, un po' perché insomma non sono proprio molto in forma, sto uscendo da un raffreddore devastante, quindi serviva qualcosa di tranquillo e poi anche un po' per goderci i colori dell'autunno a quote un po' più basse rispetto che no, a, diciamo, all'alta montagna. Per cui abbiamo deciso di venire in Slovenia, siamo a Caporetto, Kobarid. Faremo un anellino, per cui andremo a visitare un ossario italiano della Prima Guerra Mondiale, poi attraverseremo l'Isonzo su una passerella, poi andremo a visitare una cascata e torneremo a Caporetto. Un giretto circa un paio di ore dovrebbe essere tranquillo, in posti assurdi, vicino a casa, molto vicino a casa. Bene, allora, prima meta di giornata raggiunta, quello che hai visto è l'ossario dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, un ossario che raccoglie le salme dell'esercito italiano, praticamente sono state raccolte le salme che erano state tumulate nei vari piccoli cimiteri qui della Valle dell'Isonzo, sono circa 7.014 mi sembra salme. Tutte in questo ossario di forma ottagonale che sorge su una collinetta sopra Caporetto dove c'era già una chiesa. La chiesetta che c'è in cima è dedicata a Sant'Antonio ed è lì dal 1600. L'ossario è l'unico, attualmente l'unico ossario italiano in territorio extranazionale, in quanto tutti gli altri, ce n'erano anche altri ovviamente, però sono, diciamo, stati chiusi e le salme sono state trasferite o a Re di Puglia oppure a Oslavia. Questo invece è rimasto l'unico fuori dal territorio nazionale. Abbiamo raggiunto anche Tonovkhodgrav, che è questo sito archeologico dove insomma, sono stati trovati dei resti già dall'età del ferro e poi nei secoli successivi è sempre stato abitato appunto perché era una zona strategica per dominare qui sotto la Valle dell'Isonzo e la strada. Tra l'altro questa strada, se non ricordo male, è quella che diciamo da Caporetto, cioè dove ci si innesta Caporetto, da Tolmino va su fino a Bovec. E poi prosegue, è qualcosa di romano, c'era già ai tempi di Roma. Il sito ha ancora un paio di resti, poi si ritorna indietro un pezzettino sulla stessa strada e si percorre questo sentierino. Qua sotto c'è la strada, molto ripida, e adesso dovremo anche trovare un pezzettino tipo attrezzato con un po' di cavo. E poi arriveremo sulla strada e giù sull'Isonzo. Prima della strada o appena dopo dovrebbero esserci anche appunto le trincee della terza linea difensiva dell'esercito italiano. Thank you.
abbiamo raggiunto anche la cascata che si chiama Khod Zak o Kojak, non ho idea di come si pronunci. Abbiamo fatto da dove eravamo prima, siamo scesi lungo le ex fortificazioni, poi abbiamo fatto un ponte, una passerella sull'Isonzo e dopo una strada per circa 20 minuti fino alla cascata. La strada è molto semplice, praticamente una strada forestale. E c'è una novità però, almeno rispetto a quanto avevo letto e a quanto sapevo, si paga un biglietto per fare gli ultimi 5 minuti di sentiero, che sono anche quelli un po' più belli, dove ci sono tre passerelle. E si paga forse tanto, perché sono 4 euro a testa per veramente, saranno sì e no, 100 metri di percorso. E comunque, bravi che sfruttano le bellezze naturali, insomma si può pagare, tra l'altro si paga col bancomat nel mezzo del bosco, si può usare il POS, quindi molto avanti da questo punto di vista. Secondo noi però 4 euro, sono 4 euro a testa, sono tanti per effettivamente fare solo quel tratto, che mi sembra che un paio di anni fa abbiamo pagato 4 euro per le grotte di Tolmino, la gola di Tolmino, ma quella è ben più lunga e insomma sì, quelli li abbiamo dati diciamo volentieri. Questi 4 euro qua, boh, forse sono un po' troppi. Vero anche che c'è il 10% di sconto sul museo della Grande Guerra di Caporetto, però secondo noi sono troppi. Ora ripercorriamo a ritroso la strada fino alla passerella sull'Isonzo, però continueremo diciamo, sulla sinistra orografica fino al ponte napoleonico che poi ci riporterà a Caporetto. Ormai il giro è quasi finito, mancheranno circa una ventina di minuti. Siamo di nuovo a Kobarid, abbiamo concluso il giro in circa 2 ore e mezza. Le pause ci siamo un po' fermati su al sito archeologico, poi anche sull'Isonzo. E quindi, insomma, in un paio di ore il giro si fa con calma, è molto semplice. C'è solo un tratto di discesa dove c'è un po' di cavetto, magari un po' ripido, ma insomma è un sentiero adatto a tutti. È molto bello in questa stagione, ci sono tutti i colori degli alberi che poi fanno contrasto con l'azzurro dell'Isonzo. E quindi boh, una bella escursione, poi magari da abbinare alla visita al museo sulla Grande Guerra oppure alla latteria qui delle malghe della zona. Bene, adesso andiamo a mangiare qualcosa, visto che abbiamo faticato abbastanza. Spero che il video ti sia piaciuto, ti lascio sotto qualche informazione sulla zona e anche sul giro che abbiamo fatto. Quindi ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a Ciao! presto! Oddio! Vai. Oddio, non ce la faccio. Vai.